Direttiva Bolkestein di nuovo al centro dell'attenzione dopo la bocciatura della proroga richiesta dall'Italia con data 2020. Il caso è quello dei balneatori che vedranno messe all'asta le concessioni demaniali che per generazioni hanno costituito l'unico patrimonio per interi nuclei. Noi oggi siamo riuniti qui grazie al sindacato italiano dei balneari, la SIB di Riccardo Padovano, per quanto riguarda quello regionale, a discutere di una proposta di legge che abbiamo fatto, che ho presentato pochi giorni fa, affinché nel more che il Governo nazionale stabilisca un nuovo regolamento, una nuova legge sul demanio marittimo, si affidi alle regioni le competenze principali, quelle secondarie ai comuni, la possibilità che i balneatori, avendo la possibilità, avendo avuto anche sul codice della navigazione la possibilità di avere il prolungamento della concessione, la possibilità di un range di 6 a 20 anni, la possibilità di dare continuità all'attività lavorativa, altrimenti rischieremo di trovarci anche con nessun stabilimento balneare la prossima estate. L'Italia ha inventato il turismo balneare, è stata per anni leader mondiale del turismo balneare e questa peculiarità non viene riconosciuta dall'Europa. Ma noi non chiediamo di uscire fuori dalle regole, chiediamo di muoverci all'interno delle regole europee con delle certezze, cioè anche il diritto europeo riconosce a noi dei diritti. Tutti quanti dimenticano che all'interno dei doveri che ci vengono in qualche modo richiesti ci sono dei diritti e noi chiediamo che vengano fatti valere questi diritti.